Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Ricette che Passione. Oggi insieme prepariamo le castagne al forno. Si sbucciano senza fatica. Iniziamo a intaccare le castagne. Facciamo un taglio sulla parte gonfia. Importante tagliare non solo la parte esterna, ma anche la pellicina interna. In questo modo le castagne si sbucceranno veramente facilmente. Continuiamo così a intaccare tutte le nostre castagne. E ancora meglio se proseguiamo il taglio anche sotto per circa mezzo centimetro, sia da un lato che dall'altro. Ricordiamoci di tagliare tutte le castagne, altrimenti durante la cottura saranno veri guai. Infatti le castagne, se non sono intaccate, scoppiano. Per evitarlo, basta intaccarle. Una volta intaccate tutte le castagne, le andiamo a mettere a bagno in acqua fredda per una o due ore. Quindi le prepariamo con un po' di anticipo. Trascorse le due ore o un'ora, a seconda delle vostre esigenze, andiamo a cuocere le castagne. Le mettiamo in teglia rivestita con carta forno. Facciamo attenzione a non sovrapporre le castagne. In questo modo si cuoceranno prima e in modo uniforme. Un piccolo suggerimento, sempre utile in tema di castagne. Vi consiglio di guardare il filmato suggerito a fine ricetta, un piccolo trucco che vi consente di sbucciare facilmente le castagne. Andiamo a cuocere in forno caldo statico a 180 gradi per circa 30 minuti. Le cuociamo a metà forno e poi, quando sono pronte, basterà sfornarle. Le copriamo con un panno umido fino al momento di sbucciarle. Vi consiglio di sbucciarle quando sono ancora tiepide, così farete meno fatica. Per oggi è tutto, a presto da Ornella, Ricette che Passione!